Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show sul social Venerdì Sportivo, dedicata al Cagliari, ospite la vedete a fianco a me. Laura Puddu collega giornalista sportiva, consigliera regionale dei Lussi. Ciao Laura ciao Fabrizio e un saluto a tutti quanti, quelli che sono collegati con noi. Grazie ovviamente a tutte le persone che ci seguono, altrettanto, un grande grazie agli sponsor che rendono possibile la realizzazione della puntata e a blog Cagliari Calcio. 1920, che contribuisce a diffondere e a condividere il progetto. Allora iniziamo dalla fine, cioè allora iniziamo a parlare di quello che succederà dopo domani. C'è un Cagliari: Inter da tripla perché l'Inter arriva da cocente, bruciante eliminazione dalla Champions, ma potremmo dire dell'Europa. Il Cagliari si morde le dita per non aver comunque conquistato una vittoria a Verona che per me avrebbe meritato. Insomma, con tante cose ancora da dire, ma che partita dobbiamo aspettarci? Allora, sono innanzitutto d'accordo con te sul fatto che sia una partita da tripla, perché certo, ovviamente sappiamo che generalmente le squadre blasonate quando vengono a Cagliari partono sempre da favorite, però il Cagliari con queste squadre in genere fa sempre delle grandi prestazioni. L'Inter, grandissima delusione, eh, non tanto, oddio, è una delusione anche il fatto di essere uscito dalla Champions, ma proprio dall'Europa, neanche la possibilità di, di giocarsi l'Europa League, quindi avrà sicuramente eh, il coltello tra i denti. Eh, il Cagliari, tu dici una, mh, un riscatto. Io, se considero l'intera partita di Verona, secondo me il Cagliari non avrebbe rubato niente se avesse vinto, però tutto sommato. Considerato il primo tempo, un po' il Cagliari è venuto fuori nel secondo anche grazie al fatto che abbia diminuito la pressione il Verona, quindi forse il, pa il pareggio ci poteva stare. Certo, visto come è andato il secondo tempo e le occasioni che non abbiamo concretizzato, magari ecco, mh, sarebbe stato bello, però tutto sommato dai anche il pareggio per me, considerato anche mh, il fatto delle tante assenze, considerato come è maturato e anche l'avversario, perché il Verona è una bella squadra in, in trasferta. Quindi tutto sommato il Cagliari non, ehm, non è, fa, ha conquistato un buon punto a Verona. Assolutamente. Allora, qual... eh, ovviamente eh, si, fa, si fa la conta nel senso che a Verona è emersa la, lo spirito, l'abnegazione, addirittura giocatori che giocavano poco, per esempio Tripaldelli, hanno giocato, ha giocato bene, addirittura anche eh, lo stesso Carboni che insomma, eh, ha fatto diciamo, la difensiva a parte Faravera. La, una delle più verdi, se non la più verde, del campionato di, di Serie A. Ecco, adesso do, Simeone sembrerebbe abile a ruolato, Godin sembrerebbe abile a ruolato. L'unico in dubbio potrebbe essere Tripaldini, ma l'Icoianis ha già giocato a Verona. cioè il rischio, tra virgolette, è l'abbondanza, la, cioè la scelta in questo momento. Sì, tra l'altro, tu hai nominato giocatori importanti a Verona, ma anche nel secondo tempo Zappa, Marin. Poi lo stesso Pavoletti. Pavoletti sta dimostrando che sta tornando in forma. Quindi, assolutamente, come dici tu. Non sarà facile, però tutti gli allenatori eh, rispondono sempre: meglio avere abbondanza, meglio avere difficoltà insomma di scelta che, che non averla. Eh, poi di Francesco, uno che lavora, l'abbiamo visto all'inizio: eh, abbiamo detto tutti dobbiamo dargli del tempo, e adesso la sua mano comincia a vedersi, certo. Nelle ultime due partite, sia con lo Spezia che col Verona, abbiamo notato che nel secondo tempo si è vista molto la sua mano, forse un po' all'inizio, eh, il fatto del cambio modulo, perché ultimamente sta giocato con 4-2-3-1, eh, non più col suo modulo integralista, quindi forse questo un po' all'inizio crea eh, nei giocatori un po' di confusione, però poi nel secondo tempo vengono fuori molto bene, capirato sia con lo Spezia che con, eh, con il Verona. Nelle ultime due partite ha giocato molto bene e in una di queste ha segnato e nell'altra ha, 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 ha segnato molto vicino al, alla, alla segnatura e Pavoletti, visto che Simeone è vicino al rientro, però stiamo parlando di due giocatori comunque da caratteristiche diverse. Tu sinceramente punteresti più su Pavoletti, sul Pavoletti visto con lo Spezia e col Verona o ridare allora, è una domanda... a... a Simeone? Allora è una domanda da un milione di dollari Beh. perché a me piacciono moltissimo entrambi, poi Simeone è uno che dà <ride> tantissimo per la squadra, è uno che lotta, che fa tantissimo anche la fase di aiuto eh, alla squadra e però Pavoletti nelle ultime giornate è sulla rampa di lancio, eh, il gol che ha fatto poi contro lo Spezia, poi di piede, insomma, con, con il tacco, lui che come sappiamo eh, tacco, in giro eh, anche quando tira un rigore di testa. Quindi ci ha stupito anche in quello. Insomma, gran bel gol. Forse meriterebbe la conferma contro l'Inter Pavoletti, soprattutto considerando che Simeone è anche fermo da un po'. Eh, più avanti, magari sarà un po' più difficile, non entrambi in forma. Eh, per di Francesco. Arriva all'Inter e tiene banco, ma ormai arriva da, da quest'estate il discorso Golan perché, perché è vero che Raja è ai limiti, ai margini del progetto Conte. Conte non è più così eh, sicuro della propria panchina, anche se per il momento resta. Non giocherà domenica, perché già si parla di Erickson al posto di Vidal. E qualcuno dice che sia molto vicino al Cagliari. Ecco, tu cosa ne pensi? Eh, beh, cosa ne penso? Penso che, che Nangolan al Cagliari sia, faccia la, la gioia di, di tifosi, di, chi, di tutti noi, di chi, di chi, di chi lavora. Eh, lo vorremmo tutti in ma non solo per quello che dà da un punto di vista vabbè, tecnico, tattico, quello che lotta, anche dal punto di vista proprio. Secondo me, come trascinatore, un leader. Sia per i compagni che per gli avversari. Perché avere Nainggolan in campo per il Cagliari anche per l'avversario eh, l'anno scorso io notavo lo facevo notare anche a molti colleghi mh, quando anche giustamente veniva magari sostituito perché era stanco a fine partita la squadra avversaria cambiava atteggiamento perché avere sì. Nainggolan in campo anche per l'avversario è diverso <ride> quindi io sì. ovviamente favorevole al ritorno di Nainggolan ovvio <ride> si sta parlando di si sta parlando, lo dico anche per chi ci ascolta, di un ritorno di Nengolan a questo punto, a titolo definitivo, perché comunque parliamo di un giocatore che a fine, anno, fine, fine stagione andrà eh, in scadenza di contratto con l'Inter. Ha 32 anni. Viene da sei mesi comunque di inattività, inattività nel senso che non mette piede in campo a livello di campionato o di competizioni ufficiali. E quindi potrebbe arrivare a cadere con uno sconto notevole. È chiaro che, però, Laura, chiedo a te. È vero quello che dici che comunque solleverebbe l'asticella, però parliamo di un giocatore in teoria fermo, cioè dovrebbe rimettersi al pari, o lo faresti giocare come si dice in sardo, anche a una gamba? Eh, ma sicuramente mh, verranno valutate le condizioni, poi non credo che giocherà così subito tutti i 90 minuti, quello sicuramente no. Eh però come dici tu, come a uno come Nengolali si dà la possibilità di ritrovare insomma, la forma e tutti i 90 minuti, quello sicuramente. E poi questa domanda, provatela a fare di Francesco, sono sicuro che ti dirà che non c'è problema sulla la forma ritrovata. <ride> poi non lo so. Non è Francesco tutto. ti dirà, voi portala a Temerò, e poi ne riparliamo, perché ovviamente stiamo yeah. parlando di un giocatore che al momento è ancora tesserato con l'Inter, certo. Senti, Andrea, certo, per certo. quanto riguarda... Tanto Andrea, ovviamente, a parte Cristina che si è salutato, secondo Andrea, dice, anche lui è un po' con te, dice, più con Pavoletti e sta giocando bene. Parlavamo sì. dell'abbondanza, dell perché anche in difesa... Cioè, io ho fatto gli esempi di Faragò, ma potremmo dire anche... Eh, abbiamo detto di, di, di Carboni, abbiamo detto di Tripaldelli, Valukevic ormai addirittura, anche di Valukevic si parla di cifre importanti. Mi sembra che in settimana siano usciti... Club interessanti e interessati come il Manchester United, il Chelsea, il Liverpool. Cioè, stiamo parlando di una difesa con l'arrivo di Godin, di Clavan, cioè, come comporresti la difesa tu con l'Inter meglio essere più giovani e sbarazzini o giocatori più esperti? Eh, poi tra l'altro, Godin, anche, anche lei. <ride> <ride> Insomma, ex d'onore. Eh, non lo so, questa è un'altra bella domanda perché generalmente è contro... E eh, sai, c'è la, do la doppia soluzione, l'esperienza oppure eh, il giovane che è con una grande squadra e eh, ha tutto l'interesse, un giovane che tra l'altro sta anche facendo bene. Eh, e tra l'altro anche Godin, come in Simeone, è fermo da un po', forse Godin anche da più tempo perché è stato forse il primo sì, risultato sì, positivo. Sì, sì. il primo dei positivi, esatto. Al rientro quindi, dagli impegni internazionali, sì. Allora, eh, Andrea dice: Io il tifoso del Cagliari fino alla morte, per oggi, come oggi, in ho ingolato. L'avrei preso perché il Cagliari sta giocando bene. Eh, però c'è il discorso legato al centrocampo, perché, e eh, quindi an entriamo anche nel dettaglio in mezzo, nella zona mediana. Perché Nandez, vabbè è, posit è stato positivo, attualmente lo è ancora, però al momento ancora no <ride> c'è un commento di Cristiano che mi voglio leggere speriamo se no, non ho la gamba a testa Barella e io da Cagliaritano mi auguro Barella no, ma sportivo Lukaku, no l'ideale è quello di vincere, tra l'altro Barella non ha detto che giochi è punto interrogativo eh, però ti dicevo, al centrocampo abbiamo Marin e Rog che comunque Marin sta giocando bene no, ma abbiamo, abbiamo, abbiamo i giocatori contatti in mezzo al campo, mi sa, o no? Sì, eh, contatti e poi mh, sai, eh, anche il discorso di, di, di Nangolan eh, o comunque di, di dare, No, mi, mi ripeti la domanda, perdonami, Fabri. perché adesso No, ho... dicevo, dicevo in mezzo al campo che in mezzo al campo siamo un po' contatti. Quindi, se è vero che, che Nangolan al momento, cioè il sta giocando bene, però un arrivo al centrocampo perché abbiamo. Tre centrocampisti, diciamo così, che giocano quasi sempre, Nandez, Rog e Marin. Poi abbiamo Farago, che ha giocato terzino, Oliva e, 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 Caligara, allora. e Caligara. Poi sono finiti. Non l'ho ricordata perché mi era sfuggito di mente. E, mh, il punto è che sì, è i Cagliari stanno giocando magari bene, e, hai dei giocatori in forma, però sappiamo che tutte le squadre nell'arco... Di un anno soffrono dei momenti comunque un po' negativi, un po' di, di calo di forma fisica, infortuni. E poi quest'anno c'è anche il discorso del Covid? Quindi, magari avere in tutti i reparti eh, più, eh, gio più giocatori e più ricambi, io penso che faccia bene quindi che i giovani stiano facendo bene, poi magari mandi in campo un esperto, eh, tutto sommato è positivo. Ecco, io non, non mi preferirei di certi giocatori perché magari, ecco, stiamo giocando bene perché non, non si sa mai. Poi, secondo me, quest'anno il discorso del covid sta condizionando molto. Mm. Credi, sì, ma credi quindi che il campionato sia diverso col covid o senza covid? Sarebbe stato diverso senza covid? Senza del pubblico, secondo me, mm. fa tanto, è importante perché ma intanto ti... ci vanno i giocatori, eh. Sì, sono d'accordo, però è anche vero che, adesso togliamo il pubblico, eh, le squadre e gli allenatori si ritrovano spesso a dover eh, anche all'ultimo modificare il tutto, poi chiaramente è un campionato validissimo, bello, eh, regolare ci mancherebbe, sono stati firmati dei protocolli, però è un po' diverso secondo me, ti condiziona, lo sanno dall'inizio che ci sono questi imprevisti, magari anche un po' più eh, appunto, come, so, è diverso perché è anche imprevisto, perché all'ultimo ecco, può saltare fuori una positività e ti cambia tutto. Certo, C'è una duplice scuola di pensiero, Laura, perché qualcuno dice che il covid ha favorito o favorirebbe le grandi squadre che hanno panchina lunga panchina di qualità quindi anche se manca un uomo per esempio come Ibrahimovic faccio l'esempio della squadra prima in classifica comunque ci sono gli altri giocatori che infatti stanno tenendo i rossi neri in testa viceversa una squadra medio piccola e faccio l'esempio del Genoa che comunque ha avuto grandi tanti tanti positivi ad oggi fa, fa fatica a ritrovare il passo tu da che parte stai cioè è un vantaggio come dicono per le grandi squadre oppure no eh, diciamo che un po' il van un vantaggio è quello di avere eh, le panchine lunghe. Tra l'altro, le grandi squadre non solo hanno magari panchine lunghe, ma anche con giocatori di ricambio forti o comunque eh, interessanti. Eh, sì, è un po' va a vantaggiare. È un po' eh, il discorso del fatto che anche la Juve vinca spesso, che siano sempre le stesse squadre, perché alla lunga, chi ha la panchina lunga e anche il ricambio è forte, eh, generalmente la spunta non avevo mai pensato a questo a quest aspetto del, del covid è un po' quello che succede spesso nel calcio quando vai a favorire chiaramente chi ha panchina lunga fo è forte sì, senza il dubbio sì Il Cagliari secondo te ad oggi ha, sì. merita questa posizione o può far sperare, far sognare i tifosi per qualcosa in più? Allora, io mi fido, a me piace tanto e mi fido molto eh, di Di Francesco, eh, mi piace come fa a giocare le squadre, il fatto che abbia dimostrato di non essere così integralista come, come molti sostengono, eh, ha una buona squadra, inizialmente eh, non mi ero pronunciata sui giovani perché volevo vederli, Sotil mi è piaciuto, mh, insomma, poi vabbè, Sotilander 21 insomma è conosciuto sin dall'inizio, mi è piaciuto e sta dimostrando di essere... Molto forte e anche magari Zappa, Marin, che all'inizio eh, sono pariti un po' col freno a mano, adesso stanno dimostrando di essere giovani, giovani validi. Quindi, se il lavoro di Di Francesco continua a essere fatto in questo modo, i giovani vengono fuori poi, i giocatori diciamo esperti, perché anche Godin, poi eh, alla fine ancora non è, non è stato il Godin eh, che tutti conosciamo. Eh, certo. Sì, quindi se anche eh, i giovani giocano così, eh, gli esperti nella loro forma migliore sì, è un Cagliari che mh, sicuramente può avere una classifica migliore senza. senza Potremmo dubbi. dire come dall'inizio che sono problemi di Francesco che dovrà scegliere volta <ride> per volta i giocatori in forma. Secondo me è un, è un problema che a lui, tutto sommato, non dispiace. <ride> non dispiace. Andrea dice, ricordiamo che abbiamo pareggiato con Verona, con i giovani. Il Verona è una squadra in forma, assolutamente. Sì, okay, secondo me, non solo i giovani, anche aver pareggiato a Verona, perché la squadra, il Verona è una squadra ostica e abbiamo fatto il punto in trasferta. Sono assolutamente d'accordo con Andrea. Sì, sì. Assolutamente. Eh, abbiamo parlato di Simeone, abbiamo parlato di Pavoletti, però ti volevo chiedere qualcosa in riferimento a Cerri perché eh, tanto bistratato in questi anni io ho visto dopo la partita di Coppa Italia contro, eh, proprio contro il Verona se non ricordo male che ha fatto anche il gol un altro giocatore mi è piaciuto molto con lo Spezia e con il Verona ha fatto delle, delle giocate, me ne sono accorta con lo Spezia, e devo dire che anch'io ho notato questa, questo miglioramento in Cerri anche nella gestione della palla, nelle giocate, nel, anche nell'intesa con i compagni, mi ha stupito in positivo, sono d'accordissimo con te. Tu pensi che abbia, secondo te, la parità col Verona, quella in Coppa Italia, l'ha un po'... Beh, diciamo. e, 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 sai, noi comunque eh, Ceri lo conosciamo anche l'anno scorso: il gol con la Sampdoria, il 3 a 2, il 4 a 3. Scusami, al 96esimo pensavamo che fosse l'inizio di una nuova carriera, e invece poi non è successo. Questo, quindi, quando è arrivato il gol con, la, con il Verona, abbiamo detto: Sì, vabbè bene, Coppa Italia, sì, va bene. Invece, devo essere sincero, ho trovato diverso, come dicevi tu, nell'approccio, nell'atteggiamento. Anche nella sicurezza del Colverone ha fatto un colpo di tacco per liberare un compagno di squadra, cioè, neanche una giocata facile. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. E avevo notato questo miglioramento proprio con lo Spezia nei minuti finali di quella partita. Sì. Eh, tornando però al, discor al discorso legato alle scelte, il calciomercato, beh, okay. è, beh, il calciomercato adesso bussa. Eh, okay. Se è vero come è vero che il Cagliari ha 27-28 giocatori in rosa. Qualcuno andrà, qualcuno andrà a salutare, ovviamente, no? E anche lì sarà... Vediamo sarà... Paolo Tripaldelli, che se lo temo che il papà ovviamente di Tripaldelli, che ci dicono che dovrebbe saltare, ahimè, non... ci dicono che sì, non sì. sta benissimo fisicamente, quindi sì. vediamo un po' se giocherà domenica. Scusami Laura, ti ho interrotto, dicevi? Eh, no, mi sembra che avessi finito... No, parlavamo del mercato, del mercato che, del mercato ah, sì. che bussa. Eh, a meno che non si decida di mantenere eh, la, stessa, la stessa rosa, io ehm, negli anni, perché ecco, comunque sto da un bel po' di anni che seguo il Cagliari, comunque il calcio in generale. Molte volte il mercato buono eh, non è solo quello di prendere nomi altisonanti o comunque giocatori, è anche quello di riuscire a mantenere una rosa che sta dimostrando di essere la rosa giusta per quell'allenatore, riuscire a mantenerla. Potrebbe essere anche cioè. quella la scelta. Mm. Però, okay. se arrivato... un esempio, un, gioca un giocatore come eh, Cepitelli, ad esempio, ha fatto un nome che fino a anno può... fa era il capitano, quest'anno è molto ai margini della squadra. Insomma, comunque, eh, non credo che gli piaccia questo ruolo e ne credo che voglia continuare ad avere questo ruolo di, insomma, di uno eh. dei tanti. Alcune scelte andranno fatte, andranno fatte, insomma, Carta e il presidente valuteranno, sicuramente con, insomma, con, insomma verrà sentito di Francesco, senza ombra, ombra di dubbio, ah, credo assoluta. che sia molto importante adesso in società anche mh, il parere, insomma, dell'allenatore. E intanto eh, Cristiano dice, secondo lui, i pavoletti ce lo vendono, come minimo Giudini ci fa lo scherzo, beh certo che comunque al di là di chi andrà via... Eh, certo che appunto avendo una rosa come ha dimostrato Verona così eh, di, di, di equilibrata, di, comunque di buon livello, eh, chi va via eh, magari può far rimpiangere chi gioca e eh, viceversa, no? Eh, sì, il mercato di, di gennaio è sempre un mercato un po', un po particolare, infatti molti, no, molti non lo amano, le società e mm. i giocatori. È giusto comunque dare la possibilità però allo stesso tempo è sempre un po eh, spesso si dice non vediamo l'ora che finisca la finestra di, di calcio a mercato in mezzo sì è un po particolare però molte volte è utile perché ti puoi ritrovare okay. in una situazione in cui ne, ne è molto secondo Andrea di Francesco sa il suo non è facile mettere un cagli mancano tre o quattro giocatori e Cristiano ci dice ti dice che cerri lo prende? Beh, cerri il cerri che visto questa in quest'ultima fase di stagione, io credo. Beh, io faccio un esempio: l'anno scorso abbiamo avuto Paloschi. Paloschi il campo l'ha visto raramente a spezzoni e non ha fatto granché. È, andato, è tornato alla SPAL quest'anno e sta segnando. Quindi, non è detto che, insomma, che poi le annate siano tutti uguali, no? Assolutamente sì. Eh... Lo sappiamo che nel calcio basta veramente pochissimo per cambiare completamente un episodio, per cambiare completamente l'andamento di una stagione, sia per un giocatore singolo, sia per quanto riguarda la squadra. Poi in genere vanno di pari passo l'andamento particolare di un giocatore e di una squadra. Però è vero, basta pochissimo nel calcio, una scintilla, ecco, un episodio particolare. Esatto, in, in questo caso con c'è il gol, abbiamo detto il gol con, la, con, con il Verone potrebbe essere. Eh, ti chiedo, faccio l'ultima domanda prima di lasciarti i tuoi impegni Laura, eh, perché abbiamo parlato di mercato, abbiamo parlato di, praticamente dei vari reparti all'interno della squadra, ma non abbiamo parlato dei portieri, perché per un cranio che è assolutamente a livello da nazionale, e in questo senso voglio anche fare un ricordo, dare un ricordo di eh, Paolo Rossi che è morto due giorni fa, eh, c'è un vicario che sta scalpitando e dimostra di meritare assolutamente il palcoscenico in serie A, credi che l'esplosione di vicario possa essere legata a un'eventuale cessione di cranio perché no, il prossimo anno allora, innanzitutto mi auguro di no, <ride> però questo è il mio augurio, <ride> ovviamente. Però, eh, no, non credo che l'esplosione sia, sia legata a quella. E Cragno, tra l'altro, proprio da poco ha fatto delle dichiarazioni d'amore verso il Cagliari, insomma, il Cagliari che, che l'ha aspettato. Eh, non lo so, io ancora non ti voglio dare la risposta, non sono così convinta della sicura cessione di Cragno, certo poi Cragno è un grandissimo portiere, senza, av avrà tantissime, tantissime richieste secondo me se continua Beh, così Roma Inter su tutti eh. tra l'altro sì. l'Inter eh, ha la preoccupazione di dover sostituire Andanovic che va mi sembra per i 35-36 quindi per forza sì. deve sì. fare un ricambio generazionale un ricambio, generazio eh, un ricambio eh. generazionale eh. Eh, speriamo che <ride> su qualche altra scelta <ride> allora ci aggi aggiorniamo. Ci stanno chiedendo, Andrea contro l'Inter chi gioca? Nandez gioca? No, che allora vuoi dare la tua notizia, Laura? Ci mancherebbe altro? Nandez dovrebbe essere ancora risultato positivo. Giusto? Allora a me risulta che stiamo aspettando il, il tampone, l'eso il tampone di Nandez, che però anche se fosse negativo, e ce lo auguriamo comunque non avrebbe ancora il via libera della TS e quindi andremo a finire direttamente a domenica, e quindi non potrebbe giocare, quindi noi pensiamo già che Nandes non ci sarà, eh, da questo punto di vista, potrebbe esserci invece Simeone Godin, punto interrogativo, Tripardelli sicuramente, cioè ci dicono di no, poi ovviamente, Riccardo sì. fortissimo, se ci danno soldini per Cragno va bene, certo, eh, questo è, è, tutto, è tutto monetizzabile, Così come i paventati 50 milioni per Valiukevic. Sì, se ce li danno, il problema è che anche lì hai un ventenne di prospettiva e venderlo magari già al primo anno di seriale titolare. Forse io un po' d'esperienza la farei fare, no? Magari facendo, vendendo a, a qualcosa in più, più in là, non lo so, ipotizzo. Sì, poi un po' cioè il discorso dei soldini. Eh, certo, che se arriva una super mega offerta, la società credo che valuti. Mh, quello, quello vale un po' per, un po per tutti, eh, però, sì, facciamogli facciamo fare un po' di esperienza anche a lui. Ecco. <ride> non posso sorridere perché non ho, nominato, non ho detto il nome, tu sei bravissimo, io ho paura di sbagliarlo. Quindi, il, pol il difensore polacco del Cagliari. Sì, Va bene, non è un problema. <ride> Allora, Laura, chiudiamo? chiudiamo, ti chiedo, abbiamo detto da, da tripla, però se volessimo dare un pronostico per la partita di domenica, ricordiamoci, si gioca alle no. 12.00, non fai pronostici. <ride> no, sai che mh, davvero non... Eh... Non lo so, non, eh, preferisco così, non, non me la sento. Ovviamente, il mio augurio, non solo insomma, a, a, insomma, di fare i punti, ma anche una bella prestazione come quella che il Cagliari ha fatto nelle ultime due partite nel secondo tempo, bella. io concordo. E aggiungo, e, e aggiungo eh, mi permetto di aggiungere una bella prestazione anche in difesa, nel senso di non eh, lasciare troppi spazi per comunque i giocatori in avanti. Se erano pericolosi quelli del Verona, l'Inter lo sono ancora di più. Quindi bisogna cercare di evitare di dare le conclusioni perlomeno facili. Cioè, se no, lo volevamo fare che se lo sudino, ecco, per usare proprio, non usare mezzi termini. <ride> Laura, io ti ringrazio davvero di cuore. Eh, grazie a te assolutamente e grazie a tutti insomma, quelli che ci hanno seguito e che hanno anche commentato con noi. Assolutamente, intanto ci sono i saluti, ovviamente noi mandiamo oh. eh, in onda. I saluti, grazie ovviamente a tutte le persone che ci hanno seguito vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa intervista, grazie ancora agli sponsor e a Broca Cagliari Calcio 1920, ci vediamo lunedì per una puntata, grazie ancora Laura, buon weekend e forza Cagliari Ciao, buon weekend a tutti e grazie